In mezzo a questo scintillare di luci nella piazza di Fino del Monte, il presepe realizzato da Brunella Poloni. Ci racconti che cosa ha voluto mettere in questo presepe e come l'ha realizzato? Allora, inizio col dire che secondo me, per me il presepio è accoglienza, è casa. È un'emozione prepararlo perché mi riporta alla mia infanzia, ai tempi, ai vecchi tempi. Difatti è un presepio costruito con materiale naturale, sono tutte foglie di mais, delle brazze del mais e pezzi di legno, comunque materiale tutto raccolto in natura. Non c'è niente di artificiale, non ha effetti speciali, è un presepio semplice e povero. Quest'anno nel mio presepio ho voluto inserire un po' tutte le associazioni di Fino, tutti, ho messo il sindaco, ho messo il comune, ho messo la sportiva, la Pro Loco, la misericordia dei nobili da Fino, la biblioteca. Ho messo tutti i rappresentanti che lavorano in chiesa, perché anche la chiesa dà parecchio lavoro, c'è chi scopa, chi pulisce, chi prepara i fiori, cambio delle tovaglie, ho messo il parroco. Poi ho messo la nostra corale con l'organista, che la corale è sempre stata a Fino un'istituzione. Poi ho voluto mettere le scuole elementari che noi abbiamo, l'asilo, l'oratorio e le donne che si prestano a preparare i ravioli che poi vendono e donano in beneficenza il ricavato e naturalmente il mondo contadino e un po' di mestieri di vecchi tempi, ma per mettere tutte le opere che ho ci volevano tre capanne. Allora ho dovuto ridimensionare un po' e comunque ho cercato di mettere, di sistemarlo al meglio, ecco, proprio per il mio paese, per la gente del mio paese e poi per la gente che viene a vederlo. A nome dell'amministrazione comunale e penso anche di tutto il paese, un ringraziamento particolare a Brunella per il suo prezioso lavoro e a tutti i volontari che ogni anno aiutano l'allestimento della piazza. Ringraziamo anche alcuni artisti che, a seguito della collaborazione nata durante l'esposizione di quest'estate presso l'ex convento, hanno proposto alle scuole dell'infanzia e primaria dei laboratori artistici che si sono tenuti nel mese di novembre. Alcune decorazioni sono servite per abbellire gli alberi in piazza, altre sono esposte all'ex convento e poi verranno portate a casa dai bambini stessi. Noi diciamo che è stata una bella esperienza, è la prima e speriamo di ripeterla ancora nel tempo, andare avanti perché al di là di vedere la manualità dei bambini che ha messo in campo, in base anche alla loro età, in base poi ai lavori che sono stati eseguiti, ci hanno dato soddisfazione, ci siamo divertiti noi, si sono divertiti loro, quindi penso che la cosa sia stata più che positiva. E il bello adesso sarà quando gli verrà consegnato il lavoro fatto e lo porteranno a casa come ricordo per le feste natalizie. Quindi grazie in particolare ad Anna, Clara, Antonio e Germano e a tutti i volontari che le hanno aiutati nella realizzazione dei laboratori e agli istituti che hanno accolto la proposta. E a nome dell'amministrazione comunale, buon Natale a tutti.